Regà, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars e lo vedete questo signorotto? Questa è la skin di Hank, precisamente Hank Guardiano Lunare, che ho shoppato in questo video. E quest'oggi lo andremo a riscattare per la seconda volta. Proprio così, vediamo che succede. Oltre a questo, oggi inizia il giveaway sempre di questa skin, perché 6 di voi avranno la possibilità di vincerla. E sì, cosa succede se non avete Hank? Sbloccherete anche Hank. Il funzionamento è sempre lo stesso. Questa sera, cioè giovedì 19 settembre, troverete su Instagram questa storia. Come c'è scritto, basta che lascerete like alla storia per partecipare, oltre a seguirmi su Instagram, chiaro. E avrete fatto 48 ore dopo, andrò a fare l'estrazione sempre su Instagram nelle storie e vedrete se avrete avuto la fortuna di vincere questa skin. Skin che sì, è bella, per carità, non è chissà che cosa di incredibile, è super rara. Però come dico sempre, è che fai, la butti? Io personalmente non la butterei. Andiamo a farci anche una partita al volo. Comunque in questo video andremo a vedere anche altre cose. Ad esempio vi dico già che nella sfida di John Cena sono stati spoilerati dei pin che è possibile vincere e altre cosette, ma tra poco ci arriviamo. Intanto vi mostro questa skin ancestrale. No, comunque è super rara, ma mi piace tantissimo. Come vi ho detto anche nel video in cui l'abbiamo shoppata, io possiedo Hank Guacho, amico mio Dynamite. Cioè, non ci casco, gentilmente. Sì, va bene, fai di quello, per carità. Però faccio di questo io. Peccato, 260 HP. Dicevo, ho Hank Guacho, ma secondo me questa qua è molto, molto più bella. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nel caso. E andiamo con calma, ci prendiamo i nostri power appettini. Qua, cara amica mia, non so perché ho usato il gadget addosso a me, però posso dire che mi sta bene. Qua vediamo se riusciamo a fare una roba di questo tipo. Ok, buona. Guarda, un altro colpettino, Bonnie. Sì, Bonnie, sì. Ok, scappi, così ci sta. Vabbè, io a sto punto andrei sempre di power up. Con tutta la calma di questo mondo. Fretta non abbiamo. La Bonnie, perché credo che sia in una situazione un po' sbocco. Amica mia Bonnie, ci sta. Fai di questo, va bene. No, non l'ho presa, però si è fermata. Pensava di aver perso, a quanto pare. No, dai, non ci credo, che sfiga. No, 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 fermate, Tara, non ci provare, è impazzito. La Bonnie alla fine ci è andata giù, noi siamo quarti. Vorrei provare a vincere la partita. Secondo me si può fare. Verso la saliva. Dettagli, sono ancora vivo. Questo è quello che conta. No, fermati, Tara. Ok, con questo goccetto d'acqua forse siamo vivi. Ok, forse no. Comunque, riusciamo a vincere questa partita. Facciamo intanto di questo. Attenzione, situazione molto simpatica. Faccio così, bello. Qua la Tara giustamente si busta un po', però amica. No, non ci provo. No. Assolutamente facciamo così. E poi cosa? No, non l'ho preso. Ho scammato sul finale. Beh, ho scammato, si può definire scammata. Dovevo caricare un decimo di secondo in più la hit. E niente, vado a prendere il secondo posto. Ok, anche questo non lo buttiamo. Qua il droppettino mi andrà a dare. Beh, un epico. Di che ci sta con un graffito di Barry, molto carino. Dai, dai, va bene. Allora, prima di andare a riscattare per la seconda volta questa skin, vi parlo intanto della questione qua, sfida di John Cena, che dovrebbe arrivare per voi domani. Mi trovo adesso nell'app sviluppatore. Vado a mostrarvi l'avatar in questione. Prima ho detto che era un pin. Vabbè, comunque un avatar. E stiamo parlando di questa medaglietta qua, che si presenta così. Beh, dai, è abbastanza carina secondo me. E tornando alla sfida, vi faccio vedere che questa medaglietta appare proprio sul collo del nostro amico John Cena. Andando a zoomare, eccola qua. Più o meno è questa qui. In realtà sto notando adesso che è proprio spoilerata sta cosa. C'è scritto sotto: vinci 15 scontri per ottenere icona giocatore. Ecco l'icona, l'avete vista. Oltre a questo vi ricordo che è possibile vincere dei perdoni, per la precisione 1500, per cui immagino che essendo gli scontri 15, ogni partita dovrebbe darvi 100 perdoni e alla fine anche quell'icona. Poi oltre a questo, andando nelle notizie, non so se lo sapete, ma nei giorni scorsi era possibile votare le skin del Supercell Make, ben 6 votazioni, e attualmente è possibile vedere chi ha vinto. Quindi queste 6 skin che andremo a vedere usciranno nei prossimi mesi. Non so se tutte insieme o spartite un po' qua e là. Ad ogni modo, ecco, divertente il fatto che io di Chuck ho votato quella che è stata meno votata. Però dai, si sta. Sì, la skin non era tutto sto gran splendore, però mi ricordava molto Dragon Ball. Comunque questa qua al 40.2% la vincitrice, ci sta, una bella skin. Poi andando avanti abbiamo, oddio, chi è questa? Janet? C'ho un dubbio, ancestrale. Dovrebbe essere Janet. Dai, secondo me era più bella quella che ho votato io, tutta viola. Non che la prima sia brutta, per carità, però ci sono già tante skin a tema fuoco. Vabbè, ma va bene, andiamo avanti poi con Sam. Certo, ho appena detto sta cosa del tema fuoco, quando io avevo votato proprio quella a tema fuoco in questo caso. Vabbè, sì, qua perché le altre non mi facevano impazzire. Alla fine ha vinto questo coso mascherato, va bene. Poi, per quel che riguarda Buster, quella che ha votato ha vinto. E godo. Eh sì, dai, ci sta. Anche quella arrivata seconda è molto carina, ma la prima ha qualcosa in più. Poi, per quel che riguarda Grom, peccato, la seconda per me era più carina. Non che la prima sia brutta, ma avrei preferito l'altra. E poi andiamo in fondo, dove quella che ho votato io è arrivata ultima. Beh sì, dai, ci sta, non era tutto sto splendore. Ha vinto questa sorta di scarabeo. Così abbiamo Scarabea e Carl che è uno scarabeo. Ha senso. E basta, questo è quanto. Va bene.
bene. Poi altra cosa che volevo mostrarvi, non so se questo è un bug, una cosa voluta, va a riguardare Bo. Però mi servirebbe la bolla che non ho. Ce l'avrò un account secondario con Bo e anche la bolla? E anzi vi dico, ormai che andiamo nei account secondari, diamo un attimo un check qua se tante volte ci sta qualcosa di gratuito. Qua chiaramente non ci sta niente. Su questo account la bolla ci sta. Sto bug l'avevano patchato ma ancora si presenta. Va bene, riavviamo il gioco. Vediamo nel power mill che troviamo. Mi dà il Krabby Patty, ok? Dai, qua ce lo dovrei avere, boh. Eccolo, perfetto. Allora, come sappiamo intanto, col modificatore della bolla, ogni attacco base genera una scia di bolle che danneggiano i nemici che le calpestano. Con Boh, e qua mi tocca anche farlo al 7, perché bisogna vedere assieme al gadget, è una roba un po' strana. Gadget, precisamente questo, cavo di innesco. Per chi non lo sapesse, con questo gadget, una volta attivato, dopo 1.5 secondi andranno a esplodere le mine della super. Ecco, andiamo a provare, non so se già avete potuto intuire cosa può fare. Anche con le bollicine. Vedete che adesso giustamente non posso utilizzare il gadget, ma se vado a ittare adesso il gadget si attiva anche senza aver usato la super, e molto logicamente andandolo ad tappare andranno a esplodere le bollicine. Cioè non c'ha senso sta cosa. La cosa divertente è che possiamo anche farla combo, quindi buttiamo le mine, spariamo per creare le bolle, adesso vado a usare il gadget ed ecco qua che andranno a esplodere tutte assieme. Tutto regolare. A questo punto, come vi stavo dicendo prima, andiamo anche negli altri account secondari. Andiamo al volo un check, dai, prima o poi dovrò sculare. Non è possibile che non ho mai trovato niente di gratis. Qua no. Dai che su RXR bimbo qualcosa dovrei portarmi. Sì, grazie per le gemme, però no, niente. Ovviamente io sto andando spedito perché se qualcosa è gratis, vedi qua non c'è niente, perché non appare proprio la scritta gratuita sopra l'offerta. Prima ancora di tappare noi sappiamo se c'è qualcosa di gratis o meno. Oh, qua attenzione, abbiamo un droppettino e domani ci sarà anche il leggendario tramite questo calendario ancestrale. Vabbè, qua super raro, niente di che. RXR reazioni, ci vediamo domani. Palese, mi dimenticherò. Beh, quando ritornerò a fare un check sugli account secondari, vedremo. Qua altre 10 gemme per noi. Ho sempre da sto calendario buzz gratis, che noi non buttiamo. Grazie mille calendario. Qua nel Krusty Krab invece non c'è niente. Su RXR un colpo solo, al giorno fortunato ovviamente no. E su RXR record invece, ma che sia mai. Penultimo account, RXR scam. Vabbè, con questo nome ovviamente non ci sta niente, chiaro. Poi ovviamente io nel dubbio do anche una controllata, ma non capita ragazzi, non sono così sculato. Oh, anche qua abbiamo un droppettino dal calendario. Vabbè raro, va bene. Ultimo account, RXR amico, dai Brawl Stars, che questo è quello giusto. Poi andiamo a vedere la questione skin doppia, Krusty Krab, e non c'è niente. Abbiamo ancora una decina di giorni, dai, forse il miracolo arriverà. Miracolo che ovviamente vorrei vedere nel mio account principale. Non ho ancora riscattato. Ah, la compensazione, certo. Adesso ha senso, ne ho 3 livello 3, non come scorsa volta che ne avevo 2. E il gioco dovrebbe darti compensazioni solo in questo caso. Nello shop abbiamo ancora i 100 verdoni e l'ultimo pin, cioè icona. Ok, e qua abbiamo finito. Ragazzi, direi che ci siamo. Non c'è nessun bingo. Ricordo, codice Raxor, così in fondo allo shop per supportarmi su Brawl. E ormai che siete qua, un bel like, iscrizione con scampanellata tattica. Ma adesso, questo è il nostro rank shoppato. Adesso si sta riaprendo Brawl Stars. Sono andato su uno dei link che poi devo regalare a voi. Eccoci qua. Puoi ritirare la tua ricompensa adesso? Assolutamente sì, che voglio ritirarla. Ah, la sblocco due volte. Ma quella sblocco due volte, sì. Ah, proprio così. Se faccio attiva ora, vabbè, giustamente. Anche il pin è doppio, ma direi che ha senso. E niente, è così. E se vado nei messaggi, cos'è che mi dai? Hai ritirato il buono con successo. Ma non c'era anche un'altra cosa? Ah, è sparito. Per un attimo si è brutto tutto. Io pensavo mi desse una compensazione, invece mi ha dato due volte la stessa skin. Però chiaramente se io vado a vedere qua non è che c'è due volte, ovvio, solo una cosa grafica. Piccola curiosità, vado un attimo in un secondo account. Vado a riaprire lo stesso link. Vedi? Mi dice che è già stata giustamente riscattata. Beh, che scam, zi. Vabbè, buona a sapersi, non pensavo. Mi raccomando, ragazzi, se volete vincere anche voi questa skin, venite su Instagram e soprattutto restate sintonizzati con la storia che arriverà stasera. Probabilmente la metterò verso le 8, boh, giù di lì. Per il resto, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo al prossimo con un nuovo video. Bellissima.